Cagliari con un artista tra i più interessanti della scena isolana, perché è in grado di valicare con la forza della militanza del proprio lavoro e della propria ricerca artistica, oltre i confini geografici, culturali e folk dell'isola, e a cui va riconosciuto il merito di aver aperto un flusso di comunicazione linguistico permanente per tutto quello che riguarda l'arte contemporanea e i suoi processi nell'isola ed oltre, è Mario Pischedda. Il lavoro che ci invia è un lavoro criptico, transmediale, nel senso che va oltre il genere e oltre i generi dei linguaggi dell'arte contemporanea tutti, quindi travalica anche i format dell'arte visiva, e nel nome del concettualismo, oltre il concettualismo, ci invia un libro Galizio Editore, che è Cocineros Extremos Extremos. Qual è la peculiarità, la specificità di questo libro d'artista, che vada anche il genere del libro d'artista, e che si tratta di un vero libro, quindi realmente editato? Io sono personalmente riuscito a schiodare la prima pagina, perché è inchiodato pagina per pagina, il che rimanda un po' al spazialismo di Lucio Fontana, ma va anche oltre l'idea dello spazialismo, perché si tratta di uno spazio limitato, chiuso, ma l'utente che riceve questo libro deve fare una scelta: schiodarlo e leggerlo, perché è veramente un libro editato e scritto dallo stesso Mario Pischedda, o conservarlo come feticcio ed oggetto d'arte. È un po' come se Fontana ci dicesse: beh, che cosa vuoi fare? Vuoi guardare i miei quadri? Vuoi andare realmente a contemplare lo spazio e la tua piccolezza dinanzi all'infinito cosmico? È lo stesso discorso che ci fa Mario Pischedda. Che vuoi fare? Vuoi leggerlo il libro o lo vuoi contemplare come oggetto d'arte feticcio? In più, chiudendolo, semioticamente, qual è l'operazione che fa Mario Pischedda? Di impedirne l'accesso, e quindi di impedire il flusso di pensieri e lo spazio della concettualizzazione da parte dell'utente. Cosa ci dice Mario Pischedda? Ci dice: apri il tuo cervello, smettila di restare attaccato a questi oggetti feticci. Fai la tua scelta e tenta di capire che il libro non è più un oggetto feticcio, è qualcosa che effettivamente ti serve per concettualizzare, altrimenti tutto si riduce alla mera estetica, e gran parte dei processi dell'arte contemporanea non vanno oltre la semplice estetizzazione dei processi dell'arte contemporanea, che un tempo erano iconoclasti e adesso sono iconicamente accademici. Mario Pischedda, Cocineros Extremos, grandissimo lavoro, qualità incredibile. Non so se leggere il libro o conservarlo come oggetto d'arte e feticcio dello stesso Mario Pischedda.